Era stato del CONO con un buon risultato di circa 7.500 voti e che era già circa un 32%. E poi tanto quasi a confermare le teorie di Grillo c'è stato tutto lo scandalo di Cinzia Gracchi, lo scioglimento del Consiglio Comunale, l'onta di Bologna commissariata per più di un anno e si è andato, Giovanni si è cimentato con le elezioni regionali, ha fatto un voto pazzesco, ragazzi, ha fatto il 7% in Emilia Romagna e il 9,3% a Bologna. E allora uno dice, questo è un ballon d'essai, un qualcosa di passeggero che svanirà appunto come un mi piace su Facebook. Invece si va a votare 2 settimane fa e Giovanni era in regione, quindi altri hanno preso il suo testimone. Bugani, Giovanni si chiama anche lui? Bugani, Giovanni Bugani fa un altro esploit incredibile andando a prendere quasi il 10%. Insomma, il Movimento 5 Stelle adesso a Bologna, per darvi un'idea, a 2 consiglieri regionali, 3 al consiglio comunale di Bologna, 16 di quartiere, più tutta la miriade di consiglieri che ci sono nel resto dell'Emilia Romagna. Allora la domanda che va fatta a Giovanni rispetto al contesto di cui stiamo parlando oggi è: tutto ciò sarebbe stato possibile senza internet? Assolutamente no. Buonasera a tutti e inizio però dicendo, ricollegando un discorso fatto qualche minuto fa, io non sono, penso che ce l'abbiamo un po' troppo con Minzolini, penso che in realtà dobbiamo farlo lavorare ancora un po', perché ci sta aiutando in realtà, penso che stia facendo un grande favore a tutti. Così come fanno un grande favore tutte quelle persone che continuano a dirci che siamo qualunquisti, l'antipolitica, i demagoghi, al servizio di Berlusconi, ecco, ci fanno dei regali. Quando la critica o la difesa dell'ufficio oltrepassa i limiti della decenza, della dignità, allora si fa c'è l'effetto boomerang, ed è quello secondo me che i cittadini italiani pensano fare, sia Minzolini che Berlusconi. No, noi senza internet non ce l'avremmo mai fatta, e noi siamo nati con dei meetup e dei gruppi di discussione. Tra l'altro, scusa Giovanni, ho detto che tu hai cominciato la tua attività dopo il Q-Day di Bologna, che era nel 2007. Sì, però no, a cavallo del Q-Day. Ecco, io ero uno di quelli che non usava internet, non ce l'avevo a casa, andavo il minimo indispensabile in biblioteca sul computer a navigare e ho iniziato a presentare gli amici di Beppe Grillo alle riunioni, diciamo, fisiche, in casa. Il movimento vive su 2 livelli. Il livello della rete virtuale, di internet, del web, e il livello della rete fisica, sociale, sul territorio, i banchetti, gli incontri consultati, le assemblee di quartiere, i town meeting. Quindi noi non siamo solo web, noi siamo web e territorio, incontri fisici. Diciamo che la cosa più bella di tutta questa esperienza è stato il voler ricostruirsi come cittadini da un punto di vista civico. Noi siamo diventati dalla società di modelli politici, una società di amici, uomini e donne, dove paure e urla, paure e lo scontro, per rendere questo paure. Allora noi come cittadini eravamo inquinati da questo modello. Quando abbiamo iniziato, dopo il tappo, dopo i forum, a vederci nell'assemblea, abbiamo dovuto imparare ad ascoltarci, a capire, ad avere pazienza e soprattutto dopo decenni di dibattito politico ammuffito su posizioni stagnanti, ingessate, sempre i soliti slogan di centrodestra e centrosinistra, dovevamo, lasciandoci alle spalle le ideologie, ripartire da cittadini, guardare quali sono i problemi del nostro vivere, della nostra società, e cercare delle soluzioni in rete, su internet e portando la nostra esperienzialità, il nostro sapere, quindi l'accesso alla conoscenza. A quel punto intrecciare tutta questa grande costellazione, moltitudine di conoscenza e trovare delle soluzioni, spesso anche copiando, e noi non ci vergogniamo. Le buone pratiche, quelle magari che fanno, prima Jacopo parlava dei paesi del Nord Europa,
cercare le città della grandezza Reggio Emilia, di Bologna, vedere come hanno risolto quel problema del traffico, dell'ambiente, del rapporto cittadino e istituzioni, e portarle nei nostri consensi. Quindi un progetto da un punto di vista politologico molto innovativo, forse il più innovativo che c'è al momento dopo il Partito dei Pirati a livello mondiale. E siamo stati costantemente bollanti di demagogia, persone che stanno portando avanti un attentato alla democrazia, pericolose, l'antipolitica, pericolosi, quando le armi diciamo più pericolose che le hanno messo in campo sono state un foglietto e una penna per andare a firmare in piazza i nostri raduni di piazza. E quindi, come dire, l'interazione è stato fondamentale. Ci stanno cercando di chiudere questo spazio di libertà. Io e mio collega in Consiglio regionale siamo arrivati a collezionare 6 querele, diffamazione mezzo stampa, perché anche su internet è comunque diffamazione mezzo stampa, e tutte querele intimidatorie, come quelle che si prende la Gabanelli, perché vogliono cercare di farti paura, perché siamo piccoli, ti fanno una casa da 500.000 euro e magari ti spaventi. Non hanno fatto i conti però che noi siamo serenissimi, primo perché sappiamo che alla fine del processo ne usciremo vincenti, ma poi perché il dover sostenere le spese è una cosa che non ci preoccupa, perché essendoci tagliati lo stipendio del 75%, io e mio collega abbiamo un fondo che come prima destinazione saremo pagati da avvocati, e quindi è una battaglia aperta per noi. Altra cosa fondamentale del Movimento Beppe Grillo che grida vendetta: nel 2007 quando si fece il Budei vennero raccolte le firme del Parlamento Pulito, dove si dicevano delle cose molto semplici, che è stato condannato in via definitiva, non si poteva candidare, e che dopo 2 legislature ugualmente era vietato candidarsi. Queste firme sono state portate, raccolte, sono state portate al Parlamento, adesso questa proposta di legge giace al Senato, e se non verrà discussa entro questa legislatura verrà azzerata, si ricomincerà, perché può spostare solo per 2 legislature una proposta di legge. E dico questa cosa perché la ritengo scandalosa, ma anche perché voglio fare un po' una captazio di benevolenza con Giovanni, perché ora voglio fare un'altra domanda che magari sbaglio, penso che però l'80% di quelli che sono qua dentro vorrebbero farti, e molto semplicemente, Giovanni, cioè anche tu pensi che Pisapia sia Pisapippa? Questa è la Giovanni, io ti rispondo un po', diciamo, criticando questa domanda, ti dico perché è giornalisticamente è molto interessante, non c'è dubbio che ognuno fa il suo lavoro, però sinceramente stupirsi adesso, perché Beppe Grillo ha detto Pisapippa quando lui è da sempre, no, che meno male accomuna una serie di motivi che lui spiega, centrodestra, centrosinistra, quando storpia il cognome di tutti, a destra, a sinistra, secondo me in realtà è una non notizia, chiaramente ha fatto molto risalto perché il clima di festa, la Pisapia di Montatore. Anche un po' di liberazione, no? Veniva il sud del Stato di Cimarosa. Allora, la mia risposta è legata a lui, è così, lo conosciamo, vuoi amarlo o odiarlo, se lo ami gli perdoni tantissime cose, perché conosci il suo impegno, la sua buona fede, il suo cuore. Dicono sempre che lui fa politica per arricchirsi, lui ci ha solo perso, perché quando ti schieri politicamente, lui poteva avere tutto quello che voleva, tutto quello che voleva. Io ovviamente sono un consigliere regionale, al di là di Pisapia, io non mi sono mai permesso di storpiare i cognomi a nessuno, neanche a Berlusconi quando ne parlo in consiglio regionale, perché io ho una funzione diversa, ma chiaramente lui, dobbiamo sempre ricordarlo, è un garante, è un simbolo di un sollevamento popolare, e non si candida a prendere cariche nelle istituzioni, non vuole entrare nel mondo delle istituzioni. Se mai avesse detto, ma non capiterà mai, dovesse entrare nel mondo delle istituzioni, ecco, uscirsene con questo non condiziona la proposta politica. Assolutamente, bisogna spostare l'attenzione da Beppe Grillo, che è un cannone, al Movimento 5 Stelle. Fatto pronto. No, una cosa che vorrei chiarire meglio è questa, no?
visione, che sono tutti uguali, che quindi è tutto da buttare e che quindi anche Pisapia o la Guarassi sono la stessa cosa, oppure se questo resta relegato a lui, che è una cosa distinta da voi e voi fate un altro ragionamento. Ti giuro che non ce l'avamo preparati, cioè, però è un'occasione importante di chiarire questa, Giovanni. Non ti nascondo che nelle redazioni circola questa battuta, no? Cioè che i 5 Stelle sono molto meglio di Grillo, no? magari una cazzata, però è un'occasione importante per chiarire questo, ecco, quindi... Però, come dire, le domande sorgono spontanee. No, sono giornalisti, quindi... Più che altro ci piace fare le domande. Tu dicevi o lo ami o lo odi Beppe Grillo. Secondo me il problema è che manca la critica, se posso, cioè manca la critica, nel senso non è se lo ami o lo odi una persona, cioè tu puoi amare, stimare una persona, però puoi anche criticarla. Francamente, se posso dire, la tua risposta mi è sembrata un po' sfuggente rispetto alla domanda di Federico, no? Su Pisapia. Nel senso che tu hai detto Beppe Grillo, io ho una funzione da consigliere regionale, invece io vorrei sapere, ti rifaccio la domanda, se secondo te in questa circostanza, non in generale, Beppe Grillo poteva evitare questa dichiarazione o se invece tu la condividi, perché secondo me non hai risposto. Parto da Beatrice prima. Vieni anche l'anno prossimo. Ma rispondo allo stesso modo. Guarda, allora, io una caratteristica nostra è quella che non parliamo di cose che non conosciamo e non essere sfuggenti. Io sinceramente so poco di Pisapia e non mi permetto di dare un giudizio. Qual è la provocazione di Beppe Grillo e quello è il suo linguaggio e lui non se lo deve risparmiare, secondo me. La provocazione è che il Movimento 5 Stelle, che non dobbiamo passo indietro, che valore diamo alla parola cambiamento? Allora, per noi non siamo riformisti. Il riformismo oggi per questa classe politica è perpetuare questa classe dirigente. Noi abbiamo un approccio, tra virgolette, rivoluzionario. Noi vogliamo cambiare il sistema e abbiamo delle proposte, vogliamo passare dai sistemi di democrazia partecipata, di democrazia di delega. Vogliamo riuscire a progettare la nostra società fuori dagli schemi partitocratici e per noi Pisapia rappresenta quel mondo. Allora, è così anche per Beppe, ovviamente, se no non si mette a fare tutto questo casino del movimento. Quindi quando lui vede un entusiasmo popolare così forte, assopito e motivato, che non è tanto per Pisapia, ma è più per la sconfitta di Berlusconi, e lì anch'io ho stappato una bottiglia. Ci mancherebbe. Vorrei lanciare la sua provocazione dicendo, guardate che in realtà Pisapia è un Pisapia, nel senso che non è questo il cambiamento. Quindi io stesso ti dico, senza sfuggente, lo condivido. Poi, cosa c'è di brutto nell'offesa, io che sono nelle istituzioni non mi permetto? Che non è, secondo me, giusto, almeno io ribadisco, non ho mai accusato neanche il cognome di Berlusconi, ma... No, arrivo anche lì. Beppe Grillo non è stupido, non pensa che Pisapia la Maratti sia un uomo, non pensa questo, no, non lo pensa, ve lo dico, io sono parlato anche oggi pomeriggio, non pensa questo, ma lui due giorni prima aveva scritto un articolo sul suo blog, dove lui diceva i partiti non sono tutti uguali, ci mancherebbe, c'è la differenza di storia, di organizzazione, di idee, di persone, ma sono tutti partiti. Dobbiamo capire che lui vuole e si batte per un cambiamento totale. Perché tante volte i cambiamenti sono arrivati, sono stati annunciati e non erano cambiamenti, allora i veri cambiamenti bisogna saperli riconoscere. Noi stiamo lavorando, non siamo gli ultimi del Signore, non siamo i più bravi, stiamo però lavorando a un cambiamento reale. E sinceramente io non penso che il cambiamento di questo paese arrivi, corrisponda alla caduta di Berlusconi. Penso che sarà una grandissima liberazione, ma anche prima di Berlusconi. L'ultima cosa, visto che siamo in Emilia Romagna, ve la devo dire, tornando al tema della giornata del web,
io e il mio collega in consigliere regionale abbiamo due braccia alzate, non siamo tanti. La grande sfida non è per noi al momento essere maggioranza politica, ma essere maggioranza culturale, quindi spostare l'agenda. Siamo arrivati, abbiamo fatto della lotta contro le infiltrazioni mafiose, che come Lombardia sono una presenza endemica, non sono più ormai infiltrazioni nella nostra regione, ed è arrivata la legge contro le mafie, a cui noi abbiamo contribuito costruttivamente. E abbiamo fatto dell'ambiente una serie di battaglie, qualcosina è arrivato. Abbiamo fatto le grandi battaglie anche per quello che riguarda la banda larga, perché è inutile che noi facciamo questi incontri quando abbiamo la connettività più bassa rispetto alla Libia. È arrivato il piano telematico regionale, anche il grande sponsor in tutti i giornali, la regione fa il piano telematico, annuncia la banda larga a 7 mega. Allora, premesso che non saranno mai 7 mega, state contando gli utenti collegati, la distanza dagli armadi dell'operatore, saranno 1,5 mega, 2, forse 2,5 mega dalle 3:20 di notte alle 3:40 di notte. Però loro mettono in piedi delle politiche che ormai sono già sorpassate. Oggi, per dirvi cosa succede nel resto del mondo, in Corea e in Giappone lavorano alla banda ultralarga, 1-2 giga. Significa che tu in pochi secondi scarichi, solo per dare l'idea, non che sia quello più importante, un film in alta definizione. Questo potrebbe cambiare il nostro rapporto con l'informazione, con la pubblica amministrazione, col mercato del lavoro. E i sindaci che sanno essere un tema importante per i cittadini quando fanno le nuove urbanizzazioni, perché oggi ti portano il cavo per il telefono fisso che non usa più nessuno, ma non ti portano la banda larga perché abbiamo una legge sull'urbanistica vergognosa in questa regione. E cosa succede? Che ci fanno le autostrade materiali, in una delle regioni più antropizzate d'Italia, vogliono costruirci 4 nuove autostrade, non abbiamo la vera autostrada di questo secolo, che sarà l'autostrada materiale. Nel 1800 potevano esserci le autostrade, le strade, le ferrovie, nel 900 autostrade materiali, ponti radio, le televisioni, oggi la vera autostrada che serve anche per portarci più benessere è quella della banda larga. E non ce la danno. Indagando però, e questa cosa è uscita solo su internet, abbiamo scoperto che c'è una dorsale in questa regione di fibra ottica che tengono spesa. L'ha fatta una società pubblica che si chiama Lepida, che ha portato la fibra ottica in tutti i comuni, dall'ultimo comune dell'Appennino al primo comune della costa, ma non l'ha portata agli armadi degli operatori che poi con i doppini l'avrebbero portata nelle vostre case, c'era un digital divide incredibile in questa regione. L'ha portata solo ai municipi, quindi abbiamo la banda larga da per tutto il spazio dei municipi. E quando vediamo che le società pubbliche non possono fare concorrenza ai privati. Ok, indaghiamo ancora, ci accorgiamo che metà di questa dorsale in fibra ottica è in mano alle multiutility, ovvero ERA e IRAN, che sono società di diritto privato, che la tengono spenta. ERA ha messo 2 anni fa il bando per il WiMAX, 2 milioni di euro, non ha messo un'antenna. Allora forse qua c'è una volontà in questo paese di non far crescere la banda larga, perché hanno paura dell'informazione libera. Grazie Giovanni.